Un benvenuto a tutti da Meteo Croane. È giornata nuvolosa mattino che oggi, poi sole a pomeriggio. Io vi faccio vedere subito le immagini dal satellite. Quest'oggi vedete c'è questa striscia proprio che passa soprattutto in mattinata fino alle prime ore del pomeriggio, dopodiché il cielo si libera e si formano però delle nuvole cumuliformi sulle Alpi occidentali, sul Cunese, dove ci sono stati dei temporali, così anche sulla bassa Francia e vedete anche qui intorno alla penisola iberica del nord, quindi alla Spagna del nord e anche al Portogallo del nord. Vi faccio vedere a questo punto la distribuzione delle temperature alla sera del 16 di giugno. Vedete com'è calda la pianura padana, guardate la Francia, oggi Parigi è toccato dei picchiani molto alti. Proprio perché l'anticiclone si sta spostando col suo picco verso l'Italia e avremo un picco del caldo tra venerdì e domenica, dopodiché ci sarà un cambio di passo. Le precipitazioni, vedete, relegate alla perturbazione che insiste sul lato, praticamente sul lato dell'alta pressione, sul lato occidentale dell'alta pressione. E rimane più o meno pressoppoco stabile, portando precipitazione appunto dalla Gran Bretagna alla Normandia e scendendo verso la Spagna del nord, nella zona di San Sebastian. Possiamo andare a vedere a questo punto l'immagine di Reading, il nostro modello matematico di riferimento, per vedere che cosa succederà. Vedete l'alta pressione che si piega verso addirittura le isole scandinave, arriva fin quassù. E nella giornata di domani ci sarà ancora un altro piegamento, addirittura arriverà quasi a Helsinki. Dopodiché, nella giornata di venerdì, ecco l'affondo di questa goccia fredda, anziché proseguire verso est, affonderà verso sud e quindi richiamerà aria calda, sempre con l'alta pressione, sulle nostre regioni. Quindi sia sabato che domenica saranno due giornate piuttosto calde. Da lunedì, vedete, però, il centro di bassa pressione sull'Irlanda tenderà a spostarsi verso le nostre regioni e quindi a schiacciare l'alta pressione verso le regioni meridionali e quindi maggiore instabilità e possibilità di precipitazioni. Vi faccio vedere, vi do anche un quadro di quello che succederà. Vedete il 19 sabato, vedete le zone più calde sono la bassa Padana, e vedete le aree dell'Umbria, della Toscana e della Sardegna e nonché anche della Puglia. Se andiamo invece a vedere domenica, addirittura il caldo, oltre che nella bassa Padana, scende giù fino alle Marche, prende quasi il centro Italia parecchio, tutta quasi la Sardegna, vedete la Puglia e anche molto della Sicilia. Dopodiché avremo lunedì, vedete che si abbassano al nord le temperature, rimangono molto calde invece al centro-sud, e lo stesso anche il martedì, si abbassano un po' al nord, queste qui sono le massime, temperature massime, guardate addirittura 42 gradi nella zona di Catania martedì prossimo. Andiamo a vedere a questo punto. Allora, vi mostro la carta al suolo prevista per la giornata praticamente di domani, che è la giornata di giovedì 16. La giornata di giovedì 16, vedete questa perturbazione che è sempre fissa, anzi scenderà di latitudine, ma sempre sopra la Spagna. Risalirà il campo di alta pressione sopra le nostre teste, come vi dicevo. Andiamo a vedere le nostre previsioni del tempo, eccole qui. Domani cielo un po' nuvoloso, domani è il 18, 17 di giugno, un po' nuvoloso la mattina, si libera verso pomeriggio e sera, più 21 la minima, più 32 la massima. Venerdì giornata di bel tempo, solo qualche nuvoletta, 21 la minima, 32 la massima. Sabato ecco la giornata calda, 22 la minima, 33 la massima con una giornata di sole. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento domani e vi auguro un sereno giovedì 17 giugno. Da Meteo Croane, un arrivederci a tutti.